Ma fai allenamento di forza e quindi anche per te l'allenamento aerobico è vade retro Satana? Forse non è la cosa migliore. Fra 5 secondi ne parliamo. E molte volte capita, fortuna sempre meno, che gli atleti che fanno attività di forza e potenza, molto più quelli che si allenano, diciamo, un po' quelli fai da te, perché chiaramente chi si allena con professionisti non può fare questi errori, tende a fare, a dedicare molto impegno a attività di forza, di sollevamento pesi, ma non solo, perché sono tante le discipline, e a lasciar perdere un po', diciamo, l'attività di resistenza, perché dice, ma tanto a me che mi serve, non è la mia prestazione. Ecco. Le cose non stanno proprio così, proprio perché dobbiamo andare a verificare la parte scientifica. Allora, intanto, l'allenamento HIIT, ad esempio, migliora l'efficienza aerobica per la forza, cioè anche gli atleti di sport di forza e potenza, come ad esempio powerlifting, possono migliorare l'efficienza con allenamenti di HIIT. E questa è uscita su Sports Medicine nel 2014 come review, quindi non come studio singolo, molte volte anche nei commenti che fate, tanto fateli assolutamente sempre, mettete un link, un like, condividete queste operazioni delle dirette perché sono sempre molto interessanti, richieste da voi. Allora, molte volte giustamente condividete scrivendo il vostro parere ed è corretto, fatelo. Allo stesso tempo viene detto, eh sì, tanto su PubMed, eccetera, c'è di tutto e di più e c'è sempre la ricerca che dice il contrario. Assolutamente vero, ma infatti non dovete guardarle, perché in queste dirette io metto sempre delle review, meta-analisi, che non sono studi singoli, sono due cose completamente diverse. Lo studio singolo può anche uscire, uno dice una totale baggianata e vabbè, è uscito, è pubblicato e così via. Invece nelle review sono l'analisi sistematica, molto attenta, con meta-analisi pesata, di vari studi singoli nel corso di decine d'anni che poi sono stati presi, filtrati e cancellati quelli assolutamente inutili e quindi c'è lo stato dell'arte al momento. Oggi parliamo di una review che proprio riguarda questo e vorrei che la presentasse uno dei membri della Sports Science Academy che si chiama Antonio Mastrolonardo. Ciao a tutti, ho scelto questa review perché tipicamente gli allenamenti HIIT sono svolti da sport ciclici e di endurance. Questo studio ha voluto mettere insieme l'allenamento di resistenza tradizionale con l'allenamento HIIT e l'allenamento della forza. Si è visto che anche svolgendo allenamenti di forza, l'allenamento HIIT ha aumentato la resistenza tra le serie e tra gli allenamenti. Quindi powerlifter, strongman o per chi faccia allenamenti di forza, può inserire nei loro allenamenti l'HIIT per poter avere un'efficienza aerobica migliore. Ciao a tutti. Eh sì, e allora come ha detto Antonio è assolutamente importante. Allora, perché l'HIIT è meglio rispetto a un'attività aerobica tradizionale a bassa intensità per lunga percorrenza? Ma semplicemente per un motivo classico, voi ad uno sprinter, a un ragazzo del bodybuilding, a un powerlifter, non vi fareste mai fare un'ora di corsa lenta. C'è qualche suicida che pretende queste cose, però poi alla fine lo fanno male, lo fanno svogliati, lo fanno quando si ricordano, lo fanno in intensità sbagliata, non dà nessun risultato. Mentre con l'HIIT si tende a utilizzare quello che anche un atleta di forza e di potenza predilige, cioè scatti con recuperi magari attivi, e quindi si ottengono dei vantaggi. Allora, perché si devono ottenere dei vantaggi riguardo la parte aerobica che teoricamente non serve per la prestazione? Proprio perché l'efficienza generale migliora. Noi ci preoccupiamo sempre troppo, a volte anche troppo spesso, della parte attiva, no? Di quello che facciamo in quel momento e ci dimentichiamo che però per riuscire a fare quei tot secondi alla massima intensità, beh, lo dobbiamo fare con una serie di allenamenti ripetuti nel tempo che vanno recuperati. Quindi il mark di riferimento per l'efficienza del recupero durante l'allenamento è proprio il VO2 max. Se il VO2 max è molto basso, chiaramente avremo un atleta che si stanca tantissimo,
tantissimo e per recuperare ci metterà tanto e tanto tempo, sia tra un allenamento e l'altro che tra un giorno e l'altro. Quindi molte volte capita che atleti che non dedicano tempo all'attività aerobica anche con HIIT poi alla fine non riescono a recuperare, quindi piuttosto che avere grandi vantaggi andranno in sovrallenamento e non riusciranno più a ottenere risultati. Grazie ancora oggi a Antonio Mastronardo, grazie alla Sport Science Academy, ci sentiamo domani con le prossime review. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.